Sì, no, immagino che per iniziare bisogna anticipare qualcosa di capitale. Dico bene? Allora, sono chiara, veramente chiara. Sì, è un sillogismo che potrebbe interessare, ma sinallagmaticamente, come bisogna fare un tocco faringeale oppure basta soltanto una voltura Allora, ti gigantesca? passo direttamente un consulente. E adesso sono secondo in linea con Luca. Ecco, non avendo questi 400 euro, come potremmo ovviare? Non so, se sento qualcuno che urla sottofondo, cioè, mi state picchiando? No, che succede? No, sento qualcuno che urla in sottofondo, non riesco a capirla bene, sento una persona che urla lì da voi, sembra che vi stiate picchiando. Non sta urlando nessuna Ah, no, persona, sentivo. forse la linea che si è un po' Ah, disturbata. forse è disturbato, ok. No, dicevo, non avendo questi 400 euro iniziali, come potremmo ovviare? Voi fate anche pratiche, non so, di svestimenti, rossi, malattie vari? Oppure soltanto consulenze? Pronto? Che succede? Pronto? Buongiorno, Sì. salve, sono dottor consulente finanziario, parlo gentilmente con il signor Luca. Sì, stavo parlando con un suo collega, non so, è svenuto? Tutto a posto? Perfetto, sì, mi ha passato il signor Anderson la chiamata, Ah, sì. di darvi delle ulteriori informazioni, ma ha mai operato diciamo, sul mercato mondiale del trading? Ha mai avuto qualche esperienza prima? Sa di che cosa si tratta? No, mi stava spiegando molto chiaramente, tra l'altro il suo collega, spiegando molto bene anche le parole, però non opero in un altro settore, quindi dicevo, non avendo mai avuto esperienze di questo genere, il sillogismo sinallagmatico ci provvedete voi oppure è una cosa che dobbiamo... Sì, dica. Ti spiego, naturalmente tutto quel che andremo a fare, giusto? Sì. Ecco, perfetto. Sì. Ferrari, ormai la nostra grandissima auto italiana, si quota in borsa già da 2 anni, non so se sei aggiornato. No, io ho soltanto una Prince, quindi non sono aggiornato in questo ambito. Ok, c'è Un ecco, NSU Prince. un'informazione gratuita riguardo la Ferrari. La Ferrari di tempo dalla sua giornata, diciamo monotona, dal suo lavoro. Ma a proposito del lavoro, mi stavi dicendo con programmazione, informatica, una cosa del genere? No, ma il lavoro mio? Sì. No, 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 noi facciamo onoranze funebri, abbiamo le casse da morto. Ah, funebri, ho capito, Sì. no, la sentivo un po' male, la linea era molto No, attratta, ah, ho no, no, capito. quindi non so, Perfetto, non ma... significa, cioè, basta avere solo un po' di tempo, meglio dire uno smartphone della ultima generazione. Ha fatto un referendum riguardo il Brexit, l'hai sentito Sì, qualcosa avevo sentito di questa o no? nuova Perfetto, macchina ti spiego in altre Brexit. parole, hanno Sì. fatto un gran casino. Erano in discesa, che significa? Che significa Marco? Noi possiamo scegliere tutti i tuoi dati, diciamo Luca, scusami, possiamo scegliere tutti i tuoi dati. Tutto qua. Sì. La Allora, stellina. dal suo parere, quanto No, allora sì, c'ho sarebbe un po' di l'obiettivo che domande. Io mi ero segnato un attimo sul taccuino mentre lei parlava. Allora, non avendo una Ferrari, è possibile comunque rispondere a queste azioni societarie? Nonostante cioè bisogna essere proprietari di Ferrari? No, perché io, allora ti come ti spiego, non dicevo, è che andremo a c'ho comprare una i Prince. cilindrici della Ferrari, Ok. solo il loro prezzo che... Lì ce Sì, l'ha un'auto? 98, sì, sto segnando io 98, Perfetto, sì. perfetto. Ti ricorda che a febbraio quando era il prezzo del gasolio lì in Italia? Lo ricordi o Non lo so, c'ho l'impianto a gas alla Prince, no? Ah, non... impianto a gas, Sì. perfetto. Ti spiego, a febbraio... 86 anni, era proprio 29 dollari per ogni singolo barile, che significa Ma qui abbiamo l'euro però, oggi, come... perfetto, l'hai visto questa informazione? No, dico, qui abbiamo l'euro, come era in dollari, qui il No, petrolio. il prezzo è del
petrolio nelle borse mondiali si conta in dollari. 95. Aspetta, 45,99. Aspetta, che sto segnando. 45,99, mi hai detto? Adesso è 45,95, perché si muove tutto 45. Questo andremo già a fare mosso. Insieme già e comprare e vendere proprio questi punti, cioè lo si... Ok, sì. Poi mi parlava di smart, tramite si può controllare... Aspetta, ho scritto qui smartphone, giusto? Tablet. Allora, mi ha detto che si poteva controllare tramite smartphone e tablet. Sì, giusto. Naturalmente la piattaforma è accessibile anche a tutti i dispositivi elettronici. Perché io ho un anche Nokia 30, io ho un Nokia 3310. E, non so se funziona, è abilitato o non. A parte scherzi, tu hai una Nokia 3310. No, non scherzo, io ho il Nokia 3310. Nokia 3310. Beh. Io per la mia attività non c'ho bisogno di smartphone, cioè io vado a prendere i morti, quindi non c'ho bisogno dello smartphone per fare i selfie con gli altri, quindi un non computer, posso avere anche un computer, tranquillo. Non so quanto lei ce li ha, 10 minuti. Io c'ho il computer, però non c'ho quello per stampare, la stampante, serve? Quello per stampare, la stampante, serve? Ma che ti serve, scusa? No, non ci serve quello. No, non sono un esperto, perché ogni tanto lo usa... Non serve il stampante. No, perché io non lo uso, il computer lo usa mio figlio, quindi non so se va bene anche quello di mio figlio di computer, perché perfetto, non c'ho la stampante. ADSL. Così avvicinati un attimo, ti spiego meglio, cioè ti spiego sia teoricamente la connessione, scusa, hai detto la connessione, sì. Non ho capito, la connessione, cioè basta averne solo la connessione da ADSL, la connessione da TSL, aspetta, internet. Scusa un attimo, Mauro, ci abbiamo la connessione da TSL? No. Non c'è la connessione da TSL. Non c'è Mauro? No. No, non c'è la connessione. Quanto anni ha Mauro? 12. 12? Sì. Dai, bravo, perfetto. Ma... Allora, è un problema, non avendo questa connessione. Sì, qual è il problema da TSL? È un problema, ma si può, non so, si può prendere questa connessione da... Come funziona? La possiamo prendere da qualche negozio? Da qualche negozio? Sì, ti aiuto io, tranquillo, possiamo prendere da qualsiasi posto la DSL, meglio, tutti sposti. Cioè, non ho capito, da dove si compra? Non è che si compra da qualche posto, possiamo solo attivare il conto, di attivargli il conto. E come? Diciamo di aprirvi la possibilità, di darvi questa nuova possibilità per lei. E come si apre? Alla banca, quindi dobbiamo andare. No, ma quale banca? Allora, attendimi solo un attimino in linea, Sì, sì, sì. Luca? Pronto? Luca, sì. Ecco che ti spiega la dottoressa tutta la questione, va bene? Grazie. Sì, grazie. Pronto? Sì, non so, chiedo. Salve, buongiorno, come la trovo? In che senso, come mi trova? Sono... come in che senso? Non ho bene? Come va? Ah, sì, sì. No, non avevo capito la domanda. Sì, sì, no, tutto bene, grazie. Lei tutto a posto? Capito. Io faccio fatica un po' a capirla. Comunque il dottore non so come è riuscito a parlare con lei. Si sente un po' sottofondo. Non so, io sentivo anche prima un po' di urla, un po' di grida, adesso sento silenzio, quindi c'era un po' di difficoltà prima forse, adesso forse si è spostati con la stanza. Okay, adesso... Ma l'unica cosa che vorrei capire, lei ha mai avuto un'esperienza riguardo le società Forex? No, allora io ho spiegato ai suoi colleghi, noi abbiamo le pompe funebri, noi non so cos'è questo Torex. Non abbiamo mai avuto. Allora, a questo punto l'unica cosa è che io tu avrai il consulente personale che ti segue. In che senso vengo seguito? C'è una persona che viene a casa
cioè non ho capito, vengo seguito. In che senso vengo Ah, ho seguito? capito. Allora, Cioè ci sarà una persona che dovrò ospitare a casa e mi fa tipo un corso, cioè no, perché noi non abbiamo no, è spazio in qualcosa più casa. semplice comunque, è qualcosa Ah, più ecco. semplice. Ah, ok, no, Adesso perché se la trovo non anche c'abbiamo vicino. spazio in casa, dicevo per quello, noi abbiamo soltanto una stanza, quindi non vorrei che magari c'è le causole, come si chiamano quelle le causole, quelle piccole che magari dobbiamo ospitare qualcuno a casa, non ce l'abbiamo spazio, ecco. Che mi ha detto che vengo seguito da una persona. L'importante è che non, cioè, non abbiamo posto, insomma, tutto lì. Volevo essere sicuro di questo. Pronto? Pronto? Quale sarà il suo indirizzo? Indirizzo? La via? La La via? via. Sì, via Marinelli. Però no, ripeto, io non c'ho spazio a casa, eh. Io ve lo lascio l'indirizzo. Però non è che viene qualcuno. Poi che magari chiede alloggio, non abbiamo spazio. Io riguardo l'indirizzo sto scherzando comunque, perché non so cosa gli serve questo spazio a casa. No, mi sta Non riesco a chiedendo seguirla. l'indirizzo, non capisco. No, mi ha chiesto l'indirizzo, io glielo do. È via Marinelli 48. Ma lei il spazio a casa, cosa c'entra, scusi? Non lo so, mi ha detto lei che io vengo seguito da una persona. Poi dove va a dormire questa persona? Magari, non esiste proprio comunque. Non c'è nessuno che viene. Allora, nel momento i cittadini italiani che hanno una seconda entrata mensile ce l'hanno da parte nostra. No, io la seconda Quindi entrata ora. perché mia moglie fa ogni tanto i lavori a casa, ce l'abbiamo la seconda entrata a casa perché c'è cioè mia moglie ogni tanto stira, lava a casa, però non penso che sia con voi la seconda entrata. Io non sono stata chiara. Il problema che diceva prima il suo collega, il PC serviva la. Aspetta, me l'ero segnato, come l'aveva detto? Perché io ho detto non ho la stampante e Il non mi ha PC detto non di serve no. niente, serve basta la connessione di Ecco, la internet e l'account connessione. Google. Quindi su Google penso che lei può entrare. No, mi ha Su Google noi abbiamo detto. il contratto diretto, Ecco, la può entrare connessione. sul nostro sito. Sì, no, no, mi diceva il Prego. suo collega la connessione TATSL, che ho chiesto anche a mio figlio, ma non ce l'abbiamo. La connessione TATSL, però mi ha detto che si poteva prendere il suo collega, che ci pensava lui a prenderla. Ma è la cosa più facile avere la connessione tramite anche tramite una USB, una Una chiavetta. Chiavetta? chiavetta, ma di che diametro? La chiavetta in che senso? Allora, Luca, di questo si occupa lei, penso che una persona così intelligente riesca ad avere la connessione. Ma di che cosa stiamo parlando e come siamo seri? Sì, no, no, non è un fatto, cioè non ho capito perché mi dici che non sono serio. Io faccio questo lavoro da 30 anni, non ho mai avuto problemi con nessuno, sono una persona seria. Non ho la connessione TATSL che mi ha detto però il suo collega si può prendere. E mi ha detto che se non c'è la connessione è un problema. Quindi come possiamo? Certo, Perché mi ha detto anche e per tramite questo. lo smartphone. Aspetta, l'avevo scritto. Tramite lo smartphone. Però non, io c'ho, mi ha detto che ho il telefono mio che non va bene per per questo tipo di cose. Quindi non so se è un Ma tu problema. entri mai su Facebook? Su Riesci ad entrare su Facebook? Facebook? Non ho, cos'è Facebook? Pronto? Una pagina di Google. Aspetta, perché ma è roba di computer questa? Pronto? Perché ecco, è andato via. Ah, già, quello il computer ci pensa mio figlio Google, la Mauro. conosce la geometria del È roba mondo? di computer la fa mio figlio. Mo è uscito un attimo, è andato a comprare latte, Mauro. E non lo so, Ma forse lui lo la so perché conosce. io la sento tardi, la voce viene e va e mi auguro che veramente non sto scherzando, prima di tutto. No, 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 assolutamente. Perché dovrei, insomma.